Ciao amici, bentornati su festecompleani.com. Io sono il vostro Mr. Nani e oggi, visto che sono un pirata, voglio vedere insieme a voi come realizzare il mitico capitano dei pirati Rubber Cappello di Paglia direttamente dal cartone animato One Piece, corpo di mille balene. Cominciamo dalla testa di Rubber. Per fare il viso utilizzeremo due tecniche, la torsione Come potete vedere, abbiamo infilato le braccia e il petto all'interno del gilet. Ora dobbiamo fare le gambe. Cominciamo dai pantaloncini, prendiamo un palloncino azzurro e alla fine infiliamo i pantaloni all'interno di queste due salsicce rosse.
Ecco qua il nostro rubber quasi completo. Come vedete, per fare le ciabattine abbiamo utilizzato due salsiccette di colore arancione. Che cos'è rubber cappello di paglia senza il suo cappello di paglia? Vediamo subito come realizzarlo. Prendiamo un palloncino rotondo di colore giallo ed eseguiamo una mega torsione a mela, schiacciando il nodo del palloncino fino alla fine, fissandolo con un bel laccio. Poi prendiamo un palloncino giallo e completiamo il cappello. Ciurma, attenti! Ecco a voi il capitano dei pirati, rubber, cappello di paglia. Ho voluto realizzare questa scultura per fare un omaggio ad un grande youtuber, si chiama Giorgio Cappello di Paglia. Inoltre sul mio sito www.festecompleanni.com potete trovare tutti i nostri video tutorial e tutti i nostri servizi e animazioni per le vostre feste di compleanno. Ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto da Mr. Nani e da Rubber Cappello di Paglia. Giorgio, voglio salutare i miei fans e i tuoi fans a tuo modo. Ciao cocoriti!